Ciao amici di All For Shooters, le novità di Era Arms. Era Arms è un produttore che da noi in Italia è soprattutto famoso per gli accessori, le calciature e quant'altro. In Germania è un vero e proprio produttore di armi che vende quindi armi complete, tra cui il 15° della versione CCS. Questa è una versione speciale, 15° è un richiamo alla R15 ovviamente. Il 15° nella versione Vortex CCS, perché la calciatura, questo tipo di calciatura si chiama CCS, in grigio tattico. Questo è un pacchetto che in Germania è venduto con un prezzo suggerito al pubblico a 3.000 euro. Ovviamente il prezzo sul mercato è nettamente inferiore, però il grigio tattico è per la calciatura, l'impugnatura, il caricatore e il front grip, ed è fornito con un freno di bocca che può, dove ovviamente consentito in Germania lo è, essere dotato di un soppressore di suono. Il 15° Vortex, e questo è il nome di questo modello, si chiama così perché è fornito con una bella ottica per il CQB che va da 1 a 6x proprio della Vortex. Questo è un Venom e completo di attacco e cannocchiale. Questo è il pacchetto che viene fornito appunto per circa 3.000 euro. Le novità non finiscono qui, andiamo sempre nei modelli 15° e il 7.62 o 7.62, che essenzialmente è lo stesso modello del 15° ma in calibro 308. Il 15° sempre con calciatura CCS, l'unica differenza tra il modello standard, ed è l'unica novità di quest'anno per questo tipo di modello, è il fatto di avere la canna fluted. Questa canna fluted consente di risparmiare quel tanto di peso che serve a passare da una 14,5 pollici di lunghezza a una 18 pollici senza incrementare il peso. E chi vuole avere una maggiore lunghezza di canna ma non vuole avere il peso maggiore della canna più lunga, può farlo acquistando la canna fluted. Lo stessa cosa vale ovviamente anche per il modello 7.62 o 7.62 in inglese, che è in 308. Tra le novità più interessanti dell'anno scorso ricordiamo il modello H6, si tratta di un'arma particolarissima, bolt action, che ha il caricatore sul lato, un po' come era il Fallschirmgewehr FG-42 della Seconda Guerra Mondiale, però in un calibro 5.56 e non semiautomatico, ma bensì a otturatore girevole scorrevole. La novità di quest'anno è rappresentata dalla versione dotata di canna ultracorta, che è questa qua, che non è più in calibro 2.23 ma è piuttosto in calibro 300 blackout. Quest'arma ha ovviamente un calcio che, come potete vedere, è pieghevole, quindi diventa un pacchetto estremamente compatto. La lunghezza della canna è di 13,7 pollici e, essendo camerato in 300 blackout, a differenza degli altri modelli in 223, è dotata di serie di un freno di bocca dotato di filettatura per il silenziatore. Voi chiederete: che tipo di arma è questa? Ovviamente non la vedremo mai in Italia, perché questa è un'arma da caccia, nasce per la caccia al capanno, dove praticamente c'è bisogno di grande compattezza, e soprattutto il 300 blackout viene visto come una munizione perfetta per essere silenziata e per il tiro ai piccoli ungulati. Quindi un'arma specifica che dal mio punto di vista è particolarmente tattica e molto interessante, ma che dal punto di vista della clientela tedesca è prettamente da caccia. Questo è tutto dalla Era Arms e dal IVA del 2024. Ragazzi, è stato un piacere. Sì, ormai la fiera va a chiudersi. Continuate a seguire offforshooters.com, qualsiasi commento postatelo qui sotto e ci vediamo presto.